Buongiorno a voi e bentornati sul mio canale. Oggi vado a dipingere per voi una cosa che mi è stata richiesta da molte persone, come dipingere le ortensie. Le ortensie sono un fiore molto amato, ma sono piuttosto difficili da dipingere o perlomeno da rendere in un certo modo. La particolarità delle ortensie è che hanno tanti fiori ammucchiati l'uno sull'altro. Spesso vengono dipinte sulla stoffa, iniziando da un colore scuro e cercando di schiarire aggiungendo il bianco. E questo è proprio l'errore. Bisogna evitare di partire dai colori scuri quando si lavora sulla stoffa, mettendo quindi sotto scuro e sopra chiaro, o perlomeno evitare di farlo sui colori troppo scuri perché il bianco delle stoffe non è coprente. Andiamo a vedere come dipingerò io le ortensie. Dipingerò un'ortensia qui e la farò piuttosto grande in modo che possiate rendervi conto di ciò che vado facendo. I colori che sto utilizzando sono della Pebeo, il numero 86, il numero 11, il numero 84, il numero 65 e il bianco numero 10. Comincerò con utilizzare questo colore più chiaro mischiato con del bianco per renderlo ancora più chiaro. Farò dei fiori piuttosto grandi proprio per farvi vedere come realizzarli. L'ortensia non ha 5 petali, ne ha 4, quindi fate attenzione quando la dipingete. Adesso vedete che io sto mettendo dei fiori uno accanto all'altro. Questi che stanno al centro del fiore sono frontali, poi cambierò anche forma. Sto facendo un'ortensia azzurra. Questo fiore che sta qui si trova sopra questo che sto facendo adesso, sopra gli altri fiori. Metterò adesso un fiore di cui si vedono solo 3 petali che starà sotto. Vedete, quindi si vedranno solo 3 petali. Qui mi sposto e ne faccio un altro, sempre aperto. Qui mi sposto e ne faccio un altro, ma con i petali che finiscono sotto. Qui, quindi non sapremo come va. Allora comincio subito, non dipingo tutto, comincio direttamente da questi a lavorare. Adesso col colore più scuro, prendendo con l'angolo solo del pennello, vado a fare le parti sottostanti, cioè non definisco il fiore sopra ma il fiore sotto. Perché questo? Perché vado a fare le ombre. Quindi questo fiore c'ha un petalo che, eccolo qui, vedete? Questo qui, così. Quindi in realtà sto lavorando sul fiore sotto. Ora naturalmente questo colore va sfumato, non va lasciato così netto. Per sfumare utilizzo l'altro angolo del pennello, quello dove non c'è il blu. Eccolo. Vado avanti, adesso faccio questo petalo qui. Adesso vado a fare questo petalo qui. Deve essere quello di sotto che deve essere sfumato, non quello sopra. Quello sopra per adesso non lo toccate. Vedete? Adesso andiamo a vedere. Questi spazi che stanno qui all'interno vanno riempiti. È questo che rende l'ortensia. Lo spazio intorno, non i fiori posati uno sull'altro. Prendo un pennello più piccolo in modo che sia più semplice. Metto anche una punta di questo rosso magenta.
Guardate quello che succede nel piattino. Vado a definire lo spazio intorno. Perché questo spazio nella realtà è tutto in ombra. Lo faccio un po' più scuro, un po' più chiaro, non va fatto in modo omogeneo. Sto facendo un'ortensia in modo molto semplicistico. Vedete come si definiscono i petali? Quindi il fiore principale non l'ho toccato per niente. Questo non ho ancora fatto nulla, vedete? Sta ancora così. Adesso, con un po' di questo magenta, il pennello sporco ancora di blu, vado a definire appena appena. Le ortensie non hanno un vero e proprio centro. Vedete? Adesso, sempre con lo spigolo del pennello, vado a dare qualche lembo sollevato, troppo scuro. Qualche fogliolina che si solleva. Quando esce troppo scuro, va schiarito così. Guardate come definisco i petali. Non prendo il pennello piccolo, lo faccio in questo modo perché i petali si fanno ombra tra loro così. Piegolina. Niente pennello piccolo, ho fatto tutto con due pennelli grandi, numero 8 e numero 12 per posare i petali. Vedete come si è creato il fondo? Andiamo adesso a definire gli altri fiori. Inizio sempre da questi due colori. A questo punto comincio a pensare a quanto deve essere grande questa ortensia. Adesso i fiorellini che si trovano più verso l'alto non sono più visti in piano, quindi risultano più schiacciati. Adesso col pennello un po' più piccolo, sempre piatto, faccio come prima, usando solo lo spigolo del pennello, eccolo qui, e vado a definire questi fiori, prima intorno. Definisco anche quelli che prima non erano stati ancora definiti, tipo questo, vedete? Sempre con lo spigolo del pennello, con la punta sinistra. Dovete avere chiaro in mente dove stanno i fiori.
Se non ci riuscite facendone tanti, dipingetene uno alla volta. Per chi non sa disegnare, ho già previsto l'uscita di un quinto album dedicato completamente alla stoffa, contenente dei disegni con le ortensie. Uscirà probabilmente nel mese di giugno. Come passo il pennello, vedete qui si è formata l'ombra e il fiore sottostante, nel fiorellino sottostante. Invece questo lo devo fare dall'altro senso. Guardate, perché il petalo sta sopra, così. Questo sta qui, guardate. Vedete? Questi che stanno fuori li lascio così perché qui c'è lo spazio esterno, quindi non è la parte interna del fiore. Adesso con il rosso magenta e questo blu più scuro do la sensazione della parte centrale del fiore. Possiamo ingrandire, rimpicciolire se necessario i petali che stanno all'esterno. Guardate questo fiore qui come è rimasto incastrato sotto. Avete visto? Questo così è nella realtà. Non è che i fiori sono uno a fianco all'altro e si vedono tutti bene alla perfezione. Guardate. Vedete? Questo petalo qui, guardate. Da sopra gli altri. Qui sotto c'è un altro di fiore. Facciamo vedere qui. Ed eccolo qua. Guardate. Così. Osservate. Vedete dove sta il fiore? È incastrato sotto questo. E sotto questo. Qui abbiamo un altro fiore. Questo è il suo nucleo centrale. E lui è incastrato sotto questo fiore, qui dentro, vedete qui, qui, questo è un petalo, il petalo un po' più esterno, lo evidenzio. Vedete qui dove sta il fiore? Un altro fiore, guardate dove sta, qua. Guardate, un petalo, due petali, il terzo petalo sta qui. Andiamo a vedere quello che succede adesso qui in fondo. Gli appoggi di colore che vedete non sono al caso, sto immaginando dove saranno i fiori e quale forma avranno. Se vi trovate in difficoltà perché non riuscite a farlo, disegnate, anzi dipingete un fiore alla volta. Osservate come l'ortensia ha già preso la sua forma. Per scurire utilizzo il blu non da solo, ma unito al magenta, in modo tale che mi dia una profondità maggiore e una sensazione maggiore dell'ombra. Questo è un fiore e ci giro intorno col pennello in modo tale da far risaltare la parte chiara e approfondire l'intorno che diventa scuro. Mi raccomando, i fiori che sono posizionati sopra gli altri vanno definiti dall'esterno, non dall'interno, perché in quel caso sarebbero più scuri i fiori sopra e più chiare le zone in ombra. Vedete qui i tre petali, 1, 2 e 3. Qui
scurisco un po' di più. Ora questo fiore qui invece sta posato sopra e quindi vado a coprire questo petalo. Un petalo, due petali, tre petali, quattro petali. Vedete il fiore dov'è? Mentre questo è tutto intero, questo c'ha un petalo storto qui e questo sta messo sotto. Adesso un petalo, due petali per questo fiore qui. Guardate, due petali, guarda, 1, 2, 3 e 4. I fiori non sono tutti perfetti, perché siccome stanno stretti tra loro, tendono a prendere forme strane. Vedete? Adesso questo petalo qui c'ha il nucleo qua, così, sta nascosto sotto quest'altro, quindi abbiamo un petalo, due petali, tre petali sarebbe questo e il quarto petalo sta qua sotto, 1, 2, 3 e 4. Andiamo a vedere questo che è più facile, qui vediamo solo tre petali. Vedete come definisco il petalo dall'esterno e non dall'interno? Un petalo, due petali, tre petali. Vedete? Andiamo a vedere questi altri. Allora, qui abbiamo questo fiore, questo è il nucleo. Primo petalo. Secondo petalo. Uno, due, tre. Adesso questo terzo petto, il quarto, sta coperto da questo sopra. Quindi questo è il quarto petalo. Questi naturalmente sono tre petali. Vedete qui? Qui dentro farò un fiore di cui vedremo poco. Definisco comunque il petalo. Vedete che ogni fiore ha il suo spazio adesso e non sono solo una cozzaglia di palline colorate. Guardate il fiore, il fiore, il fiore qui.
andiamo a finire quest'angolo qui sotto. Allora, qui abbiamo il nucleo centrale. Questo petalo qui che ha questa macchia bianca. Eccolo qui. È uscito fuori anche l'altro fiore qui dentro. Naturalmente è nascosto un fiore che noi andremo a definire con un probabile centro qui. Dobbiamo definire anche gli spazi interni come se ci fosse un fiore. Quando è possibile che lo spazio è abbastanza grande. Adesso qui c'è un fiore, il centro è questo. Ne farò uscire un petalo. Adesso vado a rifinire l'insieme. Come vedete, adesso l'ortensia è fatta. Adesso dovete decidere cosa scurire, cosa schiarire, sempre se possibile, cosa aggiungere. Non possiamo più togliere niente, ma possiamo aggiungere dei particolari. Come vedete, questo lato di qua l'ho fatto più chiaro rispetto a questo qui. E questo vado ulteriormente a scurirlo perché sarà la parte in ombra del fiore. Attenzione a non rovinare i fiori che già sono stati fatti. Questa è la parte in ombra. Qui abbiamo la parte più in luce. Ora possiamo anche volendo rimettere un po' di colore senza esagerare perché è rimesso sopra. Nella parte che sta più in luce.
Ora, per definire meglio questi spazi, vado a mettere del magenta da solo. Per riuscire a dipingere l'ortensia è necessario naturalmente saper dipingere i piccoli fiori in modo saper dipingere i piccoli fiori isolatamente per poterli poi mettere l'uno accanto all'altro. È una questione di esercitazione. All'interno dei fiori sto aggiungendo una puntina di giallo, anche se nella realtà l'ortensia non ha il pomo giallo centrale. Quando si dipinge bisogna osare, altrimenti non si è artisti. Non dobbiamo copiare integralmente la natura, la dobbiamo interpretare. La mia ortensia è finita, a questa aggiungerò delle foglie e un ramo. Velocizzo le immagini perché altrimenti il video sarebbe troppo lungo. Farò delle foglie molto molto leggere con un colore chiaro perché questa ortensia è già abbastanza grossa e quindi non voglio dare senso di pesantezza. Naturalmente le ortensie hanno un colore più intenso nelle foglie, ma come ho già detto siamo artisti e interpretiamo la natura a modo nostro. Ricordatevi che ognuno dipinge a modo proprio, ma possiamo imparare qualcosa dagli altri e che dovete cercare, mentre dipingete, non solo di copiare, ma anche di comprendere ciò che state facendo, ma soprattutto di renderlo vostro, in modo da creare la vostra tecnica. Se vi piacciono delle ortensie di colore più scuro, sarà necessario partire con un fiore che abbia un colore già più intenso e fare molta più profondità, mettendo più blu e rosso intenso nelle zone in ombra. Ho preferito lavorare con i colori chiari perché è più difficile. Fare colori scuri è molto molto più semplice, quindi forse era necessario farvi vedere una cosa più complessa. Infatti, prima di fare questo video, vi ho già spiegato che ho fatto altre prove e soprattutto ho osservato quali sono gli errori che fanno la maggior parte dei pittori, cioè quello di partire da un colore troppo scuro e poi non riuscire a schiarirlo. Questo accade in particolare se dipingete la stoffa. Lo ripeto nuovamente, questo accade se dipingete la stoffa. Se usate altri colori e altri materiali potete partire da un colore anche molto più scuro. Il video finisce qui, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima video lezione.